Direi che le ragazze rispondono agli allenamenti e soprattutto sono in un clima sereno dal punto di vista strettamente operativo, e questa è una delle degli elementi più importanti, oltre che la fase tecnica e le capacità dei nostri tecnici, in primis il direttore tecnico Enrico Casella. Lo staff prosegue nel suo progetto e soprattutto nel programma. Direi che la novità a livello nazionale è questa creazione di questo vivaio che nasce sempre con l'appoggio delle accademie di Brescia, Milano e Roma, ma nello stesso tempo con le ultime novità andremo ad inserire ulteriori punti di riferimento. Stiamo vedendo, scusa che ti interrompo, proprio una delle migliori ginnaste dell'Accademia di Milano, di dire Caro Figlio, bravissima al corpo libero, protagonista tra l'altro di una medaglia al trofeo Città di Jesolo. Quindi ecco, anche non, ecco, come dire, non solo senza nulla togliere a Brescia, non solo Brescia, cioè le realtà che il direttore tecnico Enrico Casella segue con grandissima attenzione sono spalmate su tutto il territorio. Naturalmente anche la Lombardia, siamo qui a Milano, ha un ruolo centrale perché comunque è sempre stato il